Buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar. Io ringrazio molto la Società Italiana di Pediatria, per averci chiesto di organizzare un webinar sulle vaccinazioni nel neonato pretermine. Credo che sia un argomento molto caldo, quello delle vaccinazioni, un argomento molto interessante. Sono uscite da qualche settimana i dati sui tassi vaccinali pubblicati dal Ministero della Salute che ci hanno fatto vedere un calo marcato della copertura nazionale dei vaccini. Vi do solo un dato: a 24 mesi il vaccino della polio, che è utilizzata un po' come proxy per le vaccinazioni contenute nell'esavalente, scende al 94%, quindi perde un punto percentuale rispetto al 2019. Le regioni che superano il 95% sono passate da 14 nel 2019 a 9 nel 2020. E questo vale anche per il morbillo, per la varicella, per il meningococco, e quindi certamente è noto a tutti che l'effetto del Covid ha trascinato dietro un effetto tra i vari, un effetto negativo anche sui tassi vaccinali nella età pediatrica. Oggi affrontiamo il tema un po' più specifico della vaccinazione nei neonati prematuri. Lo facciamo con dei neonatologi pediatri esperti, il professor Agosti, il dottor Andrea Dotta, dottora Rocco Russo e la dottoressa Cristina Fedele, e ci sarà la discussione che sarà gestita e stimolata dalla dottoressa Gina Ancora e da Luca Maggio. È un webinar secondo me molto importante perché il neonatologo non si trova a occuparsi solo della fase acuta dei bambini prematuri, ma poi ha un grande compito anche educazionale, appunto inerente alle vaccinazioni. I prematuri sono una popolazione fragile, quindi è bene essere consapevoli che già durante il ricovero nei nostri reparti di neonatologia e terapia intensiva dobbiamo spiegare ai genitori l'importanza delle vaccinazioni, li dobbiamo motivare, dobbiamo anche fare in modo poi, quando le degenze di questi neonati diventano un po' più lunghe, di organizzare i nostri reparti per iniziare a fare le vaccinazioni nei tempi corretti. Di questo e di molto altro parleremo in questa ora che abbiamo a disposizione, e quindi io, senza perdere tempo, do subito la parola al professor Massimo Agosti. A lui è stato affidato il tema di quando vaccinare. Prego, Massimo. Bene, grazie professor Mosca, grazie Fabio, grazie alla Società Italiana di Pediatria e anche alla Società Italiana di Neonatologia per avermi dato l'opportunità di parlare di vaccinazioni, di vaccinazioni nel prematuro in particolare. Si vede lo schermo? Sì, si vede bene, Massimo. Perfetto, molto bene. Ok, come ha detto il professor Mosca, e lo ha detto molto molto bene, il tema dei vaccini è un tema caldo adesso per la pandemia, ma è sempre stato un caldo e deve essere appannaggio completamente del pediatra e del neonatologo, quindi di chi cura i soggetti in età evolutiva. Questo è un tema importante, un tema educazionale a cui noi non vogliamo e nemmeno possiamo sottrarci, a partire fin da subito, fin dalla nascita, a partire fin dalla prematurità. Allora andiamo con ordine. Il tema che mi è stato affidato, vedete, quando vaccinare, ma brevemente, perché è così importante vaccinare il neonato pretermine? È importante vaccinarlo perché in realtà sappiamo bene quanto i neonati prematuri,
e tanto più quanto sono prematuri e tanto più quanto sono di basso peso alla nascita, hanno un aumentato rischio rispetto ai loro colleghi, chiamiamoli così, nati a termine, di mortalità e morbilità per patologie che sono prevenibili con le vaccinazioni. Se questo è vero, come vi dicevo, è ancor più vero per coloro i quali nascono al di sotto delle 28 settimane, i veri lobertuati infants, e per coloro che appunto sono sotto il chilo e mezzo. E perché? Perché hanno delle comorbidità associate, pensiamo, tanto per farla molto così intuibile, alla problematica respiratoria, all'insufficienza respiratoria che possono avere prima in forma acuta e poi in forma subacuta e comunque cronica, la displasia broncopolmonare nei primi mesi di vita, le problematiche neurologiche, tutte situazioni e condizioni che vengono assolutamente poi, che possono esaltare poi delle patologie che sono prevenibili, come per esempio la pertosse, come lo pneumococco, come il rotavirus. Vedete come in realtà è davvero anche stato stimato da un punto di vista anche scientifico ed epidemiologico che il neonato pretermine sia davvero un paziente più a rischio, e lo è un paziente più a rischio di pertosse. Sappiamo peraltro quanto coi tassi vaccinali calati, come diceva nell'introduzione il professor Mosca, questo diventi un problema per un neonato anche a termine, contrarre la pertosse prima del periodo in cui inizia a fare la prima dose di esavalente può diventare un grande problema. Noi lo abbiamo vissuto nella nostra tina anche personalmente, un bambino finito in terapia intensiva, nato fisiologico, pensiamo nel prematuro quanto lo sia di più e quanto è importante poi quindi fare la vaccinazione in gravidanza, l'antipertosse che viene impiegata in realtà sempre di più anche nel nostro territorio nazionale. Ma vedete anche lo pneumococco, il rischio sotto le 32 settimane, il rischio relativo, vedete quanto aumenta, e anche il rischio rotavirus. Il rotavirus poi ha delle problematiche sue proprie anche nel discorso vaccino, ma lo affronteremo poi nella prossima chiacchierata, nelle prossime diapositive. Certo è che, come ben intuibile, come sappiamo, quindi vado anche un po' veloce perché non voglio annoiare, però ricordiamo che il sistema immunitario del nato pretermine, sia da un punto di vista adattativo che da un punto di vista innato, non è come quello del nato a termine. Vuoi per la riduzione del passaggio anticorpale, ma non solo per il mero passaggio anticorpale transplacentare che viene a mancare temporalmente, ma anche per una risposta deficitaria innata a livello cellulare, a livello di tutta una serie di fattori che vengono a mancare, citochine, chemochine, fattori del complemento, e anche per una ridotta risposta umorale, cellulare e cellulomediata in generale. Ma non solo per questo, ma anche se pensiamo alla barriera cutanea e mucosale, com'è più delicata, più e più insufficiente nel nato pretermine rispetto al nato a termine, proprio per l'epidermide sottile più vulnerabile. La mucosa intestinale, che è più permeabile ai germi e quindi a tutte le sostanze nocive, al un diverso microbiota intestinale, a una carenza di immunoglobuline secretorie e così via. Tutto questo fa sì che si debba assolutamente proteggere questa categoria vulnerabile di soggetti alla nascita. E noi potremmo anche terminare qui questa prima relazione con questo statement. Vedete che l'American Academy of Pediatrics, ma anche la nostra Società Italiana di Neonatologia e di Pediatria, convengono senza se, senza ma, che i neonati prematuri clinicamente stabili, poi lo vedremo e lo declineremo meglio cosa vuol dire questa stabilità, devono essere vaccinati secondo il calendario dei nati a termine, quindi secondo l'età cronologica. È una delle poche volte in cui per il neonato pretermine vale, forse l'unica volta in cui vale l'età cronologica e non l'età corretta in base alla prematurità, indipendentemente dal peso, con la stessa dose utilizzata nel nato a termine. Non vogliamo fare sconti nella prevenzione nel neonato prematuro,
vogliamo dare le stesse opportunità. L'efficacia è stata misurata essere alta, per cui la vaccinazione non deve essere rimandata. Sulla stabilità incominciamo a dire che si definiscono per accedere alla vaccinazione clinicamente stabili coloro i quali non risultano essere in trattamento per fragilità intervenute, intercorrenti, tipo gravi infezioni, che non presentino un'instabilità respiratoria rilevante, quindi in una loro situazione di anche cronica stabilità, per quanto anche precaria, ma comunque controllata senza fattori intercorrenti negativi. Ma allora, se potevamo concluderla lì, perché in realtà non la concludiamo lì questa relazione? Perché in realtà, a fronte e a dispetto di statements così forti, internazionali ma anche nazionali, in realtà le raccomandazioni non sempre vengono attese, spesso vengono disattese. C'è un'enorme variabilità, non solo in Italia, nell'immunizzazione attiva dei nostri pazientini pretermine. E non è solo un tema nazionale, è un tema anche internazionale, e quindi davvero è molto attuale fare un webinar, fare un momento di riflessione culturale come quello che stiamo facendo questa sera sulla necessità di vaccinare i neonati pretermine in modo corretto. Vedete, questo è un questionario rivolto a più di 400 neonatologi americani sulle ragioni per cui, in realtà, da cui risulta che secondo le varie domande che venivano fatte, in realtà secondo loro sarebbero stati vaccinati il 50% a 3 mesi di età dei soggetti. Soltanto 2 su 3 di questi neonatologi aveva delle linee guida di reparto per le vaccinazioni nel nato prematuro. Altro grande tema, condividere ogni gruppo di neonatologi una procedura che lavora in una determinata terapia intensiva e poi magari anche più allargato a livello di area, quindi di regione e di nazione, condividere un pensiero e non tenere scoperto questo argomento così importante di prevenzione. Vedete che quindi entravano in gioco delle ragioni varie, non soltanto la bassa età gestazionale, non soltanto il basso peso, non soltanto l'instabilità, ma anche le preferenze di quel reparto, le richieste dei genitori, preoccupazioni sul dolore, sul fatto che fossero di basso peso, sulla disponibilità a vaccinare con dei vaccini combinati oppure a volerli segmentare. Insomma, tutta una serie di questioni poco razionali, ma sappiamo quanto le vaccinazioni, l'abbiamo sotto gli occhi per quanto riguarda la pandemia Covid, quanto muovano poi spesso irrazionalità e irragionevolezze, no? Ma vedete che comunque, se questo vale per i colleghi americani, vale anche a casa nostra. Questo è un lavoro fatto qualche anno fa da un gruppo di nostri colleghi italiani, vedete, in cui si andava a vedere com'era la tempistica di vaccinazione dei bambini nati pretermine. Vedete che soltanto il 67%, quindi 2/3, esegue la prima dose di esavalente alla fine del terzo mese. A 6 mesi l'87% ha ricevuto una dose, il 94% 3 dosi a 24 mesi, a 2 anni. Quindi quel 95% di cui diceva prima il professor Mosca veniva a malapena raggiunto, quasi raggiunto, non a 12 mesi come sarebbe dovuto essere, come dovrebbe essere, ma un anno dopo. Esavalente, ricordo, ha dentro tutta una serie di vaccini. Ovviamente pensiamo anche solo, come vi dicevo prima,
al dato della pertosse, alla scopertura sulla pertosse. Ma vale solo per l'esavalente? No, vale anche per lo pneumococco. Vedete che, anzi, vale ancora di più, il 25% riceve l'antipneumococco a 9 mesi, soltanto uno su due a 24 mesi ha ricevuto la prima dose. Vale per l'antimorbillo parotite rosolia, 2/3 la riceve un anno e mezzo, l'84% a 24 mesi. E quali sono i motivi? I motivi sono più disparati, vedete qui i colleghi hanno diviso per l'esavalente, per lo pneumococco, per il morbillo parotite rosolia, tutta una serie di questioni in cui si mescolano abbastanza, questioni cliniche con questioni anche così sociali e anche di preoccupazioni varie. Però vedete che fattori di rischio associati al ritardo, per esempio, della vaccinazione morbillo parotite rosolia, le riospedalizzazioni, le lungodegenze, oppure la disoccupazione materna, e qui ritorna il ruolo educazionale, o la disoccupazione paterna negli altri fattori di rischio, ma vedete che comunque sia sono tutti temi anche un po' disparati che danno un po' la dimensione che appena c'è un problema il primo che deve pagare in qualche modo è il vaccino, e non si capisce perché, perché comunque c'è sempre quasi un buon motivo per non fare la vaccinazione. Invece ci dovrebbe essere sempre un buon motivo per farla la vaccinazione, perché, e questo noi dovremmo essere veramente gli alfieri di questo concetto, perché aumentare la copertura vaccinale nel nato prematuro rimane una priorità. Abbiamo fatto così tanta fatica a salvarli e a tirarli fuori dalle acuzie iniziali, dall'inferno della loro terapia intensiva, che poi cadere su una buccia di banana di scopertura vaccinale sarebbe veramente una bruttissima beffa. Quindi educare gli operatori sanitari, migliorare l'accesso ai servizi di vaccinazione, migliorare l'accesso e migliorare la collaborazione fra gli operatori, aggiungo, perché promuovere programmi di educazione e sensibilizzazione sull'importanza di vaccinare in base all'età cronologica, i primi che devono capire bene e conoscere che quando vaccinare si vaccina con questo calendario qui, che è quello che vale anche per i neonati pretermine, dobbiamo conoscerlo bene noi, neonatologi e pediatri. Quindi il ruolo del neonatologo è promuovere la prima dose vaccinale nei tempi corretti, ribadisco l'età cronologica, quindi 60-90 giorni se possibile, stilare dei protocolli interni di reparto, avere un link con il territorio per aumentare la sensibilizzazione anche degli altri operatori sanitari, ruolo fondamentale del pediatra di famiglia in questo caso, che deve essere in contatto poi con i grandi prematuri, col nostro sistema di follow-up peraltro, favorire le corrette informazioni alla famiglia del paziente sulle vere e le false controindicazioni, quindi spendere 5-10 minuti a parlare dei vaccini quando si dimette un neonato prematuro, e chi merita, indicare chi merita la somministrazione protetta in ospedale, chi ha bisogno di farla e chi deve farla in ospedale. Quindi quali sono le condizioni per l'osservazione protetta? Qui vedete che ci sono in letteratura, non c'è moltissimo, ma qualcosa c'è, e va sia i lavori che vi presento, i due lavori che vi presento, e poi anche il consenso anche degli esperti, fra cui i nostri anche esperti italiani, vanno tutti nello stesso senso. Età gestazionali inferiori, sempre più inferiori, aver avuto un'apnea nelle 24 ore precedenti è associato a un'apnea dopo la vaccinazione. Quindi questi sono prematuri che, se cadono nel periodo in cui devono essere vaccinati, è meglio che vengano vaccinati in ospedale. È più prudente vaccinarli in ospedale, perché il rischio di apnea, di bradicardia e di desaturazioni è direttamente proporzionale a quello che vedete, alla bassa età gestazionale, al basso peso, a meno giorni di vita, ai neonati in trattamento con dei farmaci che vanno in qualche modo a cercare di stimolare il loro drive respiratorio, quindi la caffeina al momento della vaccinazione. Non aumenta nei neonati, come vi dicevo prima, stabili, ancorché
fragilmente stabili, quindi magari con insufficienza respiratoria, con una broncodisplasia cronica, ma non severa. Vedete che questo nei lavori è stato confermato anche dai nostri esperti, fra cui anche il nostro professor Mosca, che ha introdotto questa presidente della Società Italiana di Neonatologia, che ha voluto anche insieme alla SIP questo pomeriggio. Vedete, l'opinione degli esperti ci dice che la vaccinazione è da posticipare nel pretermine solo se clinicamente instabile. Se il neonato è ancora ospedalizzato, le prime vaccinazioni vanno fatte in terapia intensiva, monitorati per un paio di giorni, 2 o 3 giorni, in particolare quei neonati sotto le 31, con peso sotto i 2 kg, con pregressi episodi di apnea o di broncodisplasia severa, possono richiedere appunto un'osservazione. Quindi avere l'accortezza di seguirli e di metterli in un contesto come quello ospedaliero, che ti dà un controllo continuo. Credo che abbia ancora qualche minuto, ma mi sto avviando alla conclusione. Vedete che i vaccini, quelli disponibili in Italia, vanno... Massimo, ne ancora 4, tranquillo. Bene, grazie Luca. Sì, tutti e 3 i prodotti esavalenti sono ok anche per i neonati prematuri, e in tutti e 3 nel bugiardino c'è questa frasettina qua che va a dire proprio quello che vi ho detto, ovvero quando si somministrano i cicli per l'immunizzazione primaria ai neonati molto prematuri, nati dopo un periodo di gestazione inferiore alle 28 settimane e in particolare a quelli con insufficienza respiratoria, dobbiamo prendere in considerazione il rischio di apnea, la necessità di un monitoraggio per 48-72 ore. Poiché il beneficio è elevato, la vaccinazione però non deve essere sospesa. Non è quello un motivo per non farla, è un motivo per farla in ambiente protetto. Va capovolto il ragionamento. E passiamo adesso un po' alla spicciolata di alcune tematiche, poi sono sicuro verranno riprese anche dai colleghi nelle relazioni successive, eventualmente poi anche in discussione. Ma vedete, la vaccinazione antirotavirus, noi abbiamo 2 prodotti disponibili in Italia nelle varie regioni, a seconda vengono fatti o l'uno o l'altro. Il tema del rotavirus, dell'antirotavirus, è l'emissione con feci che contengono ancora delle particelle virali possibilmente ancora attive. Questo fa dire all'advisory committee del americano che fa suggerire di vaccinare il pretermine alla dimissione, se nel periodo finestra indicato, che vi ricordo è piuttosto breve nel rotavirus, come ben sappiamo, così da bilanciare il rischio di trasmissione orizzontale, da non entrare in quel rischio, da non entrare in quell'ipotetico rischio. Così dobbiamo però pensare che andiamo a escludere una buona quota, circa un quinto, stimato un quinto di soggetti prematuri sotto il chilo e mezzo, addirittura 1 su 2 degli estremi di low, quelli sotto il chilo, dall'immunizzazione, perché quelli sono ancora ricoveratissimi e quindi in realtà non li vai a vaccinare. E questo è un tema, è un open question, questo che è ancora bella aperta. Vedete che questo è una rivisitazione del razionale per farla o non farla in la vaccinazione antirotavirus in reparto. Vedete che ci sono molte positività, i vari autori dicono si può fare, non ci sono trasmissioni, sono ben tollerate, non ci sono state complicazioni problematiche, eccetera. Però certamente, visto la grande fragilità di questi soggetti, andare a vaccinare in una TIN in questo momento, penso che ci siano, e magari poi lo discuteremo, che ci sia bisogno di più studi, come vi scrivo qua, per valutare la sicurezza della somministrazione in una patologia neonatale. Quindi questo è un altro... Dovresti andare a concludere, siamo sui... Vado a concludere, questo è un altro lavoro che dice più o meno la stessa cosa. Sull'antirosolia, morbillo parotite rosolia e varicella,
Alcuni autori consigliano di separare la varicella dall'MMR, ma in realtà non ci sono delle grandi evidenze su questo. Sull'antimeningococco coniugato, in realtà le tempistiche devono essere assimilate al neonato a termine. Ci sono meno dati sull'antimeningococco B, non ci sono ancora dati sicuri sul prematuro, ma in mancanza di dati si conviene di tenere lo stesso ciclo primario che abbiamo nel neonato a termine. Certo che la tempistica dell'età cronologica si avvale poi di tutto un percorso che non può non tener conto di quello che vi ho detto, dell'immunizzazione materna, del promuovere l'allattamento materno, del promuovere la vaccinazione, la copertura passiva in tutti i familiari, e ovviamente rispettare il calendario vaccinale diventa una delle parti che va a comporre il tutto. Quindi direi che abbiamo detto tutto nei primi tre punti, l'abbiamo già detti, una risposta ancora irrisolta e se addirittura invece questi soggetti, questi prematuri, soprattutto i grandi prematuri, hanno bisogno di ulteriori dosi booster oltre di quelle previste per il neonato a termine. Grazie. Grazie al dottor Massimo Agosti. Faremo la discussione alla fine di tutte le relazioni. Ho il piacere adesso di presentare il dottor Andrea Dotta, che è il direttore della TIN dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Abbiamo sentito che alcuni bimbi hanno bisogno di essere vaccinati in ospedale e di questo ci parlerà Andrea, e magari sentiamo il chi e il come. Prego Andrea, 20 minuti, se vuoi ti dico 3 minuti prima. Ecco, mi sentite? Sì. Benissimo. E si vedono le diapositive? Sì, sì. Ok, allora grazie Gina e ringrazio anche io la Società Italiana di Pediatria per l'organizzazione di questo webinar così stimolante e di avermi chiesto di portare il contributo che in realtà è stato, qui non ho conflitto di interessi, è stato reso sicuramente più facile dall'intervento del professor Agosti precedentemente e che ha già enunciato tutti i punti cardine di quella che sarà poi anche la mia di presentazione, perché a me si chiede di parlare della vaccinazione del neonato pretermine in ospedale e direi che grandi differenze non ve ne sono rispetto al discorso più generale del concetto che il neonato pretermine deve essere assolutamente vaccinato, così come per quello che riguarda tempi e dosi il neonato a termine, salvo qualche eccezione di cui il professor Agosti ha già fatto menzione. E se noi andiamo a vedere un po' la storia degli ultimi 10 anni di quello che è accaduto sia in Italia che nella letteratura internazionale, per vedere se si riusciva veramente a immunizzare, a somministrare la vaccinazione nel neonato pretermine in terapia intensiva neonatale o nei reparti di neonatologia, se partiamo dal 2012, tutto sommato questo era lo schema teorico delle dosi da somministrare, e andiamo a vedere che la copertura vaccinale completa, a seconda del periodo di valutazione, andava chiaramente scemando, soprattutto se andiamo a vedere i vari tipi di vaccino. Qui siamo 10 anni fa e c'era da augurarsi che tutto sommato ci fosse una attenzione a implementare la pratica delle vaccinazioni nella terapia intensiva neonatale. In realtà, come vedremo, non è esattamente così. Queste sono le caratteristiche delle popolazioni che avevano raggiunto la copertura vaccinale da quelli che non l'avevano raggiunta, e in effetti sembrerebbe che quelli che hanno delle maggiori problematiche venissero coperti un pochino di più. E quindi questo è un articolo che ci fa vedere come su 668 neonati dimessi dopo i 60 giorni di vita dalle terapie intensive neonatali,
il 51% era coperto secondo schema vaccinale. Quindi questo vuol dire che l'altro 49% non lo era e addirittura il 27% non aveva ricevuto nessun tipo di vaccino, e questo portava gli autori a concludere che troppo grande era la quota di neonati non vaccinati a 2 mesi quando uscivano dalla terapia intensiva neonatale, e quindi bisognava fare un discorso di stimolo ulteriore. Questo lavoro l'ha già fatto vedere il professor Agosti, pubblicato su Vaccine nel 2014, ma si riferisce a dei dati raccolti precedentemente dal gruppo italiano, a cui mi fa piacere anche citare il compianto mio maestro Carlo Corchia, e in cui si cerca di capire, misurare la copertura e la linea e la tempistica delle immunizzazioni nei neonati estremamente pretermine. E quello che è stato fatto, e sono stati seguiti neonati tra le 22 e le 31 settimane di età gestazionale completa al momento della dimissione dalla terapia intensiva neonatale. E se si prende in considerazione dati su 1.100 bambini, cioè il 92% della popolazione, si vede che la copertura vaccinale a 24 mesi, come ha fatto vedere Massimo Agosti, era a calare a seconda del tipo di vaccinazione. E questi sono già stati visti. Ecco, guardiamo a seconda del tipo di vaccinazione. Se prendiamo l'esavalente, vediamo che tutto sommato si aveva una buona proporzione, una discreta proporzione di popolazione coperta alla vaccinazione secondo i tempi previsti. Molto meno coperta era il discorso dell'antipneumococcica, e il professor Agosti ha fatto vedere quanto può essere pericoloso la contrazione, ma lo sappiamo tutti quanti, di una infezione da pneumococco in un neonato, soprattutto in un neonato pretermine. Andiamo ancora, l'antimeningococco C, copertura bassissima anche a livello arrivati ai 24 mesi, e non si parla minimamente della copertura nel periodo che possiamo immaginare essere quello della dimissione dalla terapia intensiva neonatale. Morbillo, rosolia e parotite, vediamo qui ovviamente l'età della vaccinazione è dopo l'anno, ma se noi mettiamo anche la varicella, ecco che vediamo che la copertura per la varicella era assolutamente quasi assente. Allora, che cosa dobbiamo sottolineare? Dobbiamo sottolineare che la letteratura in realtà mostra, la maggior parte sono studi retrospettivi, sono studi non disegnati a misurare effettivamente quali potessero essere le linee da seguire in una terapia intensiva neonatale o in un reparto di neonatologia per stimolare queste vaccinazioni. E quindi si sa che i neonati pretermine, contrariamente a quanto previsto già dall'American Academy of Pediatrics, ma anche dalle nostre società scientifiche, subiscono un ritardo nel ricevere le vaccinazioni, e questo ritardo spesso colpisce proprio i più fragili e colpisce anche i neonati che dovrebbero ricevere le vaccinazioni in reparto, in terapia intensiva neonatale, perché vi è meno attenzione. Vedremo un esame estremamente utile, questo è un articolo del 2019 su Pediatrics, in cui vanno a analizzare le possibili pratiche per stimolare meglio il concetto di vaccinazione in reparto. Come diceva il professor Agosti, ancora una volta ogni reparto deve avere delle procedure, delle linee guida intraospedaliere, e meglio ancora se condivise con il territorio, perché se andiamo a vedere quali sono i fattori che portavano a un ridotto ricorso alla vaccinazione in reparto, innanzitutto viene presa in considerazione il fatto che vi sia un scetticismo, una titubanza da parte dei genitori, vi è una scarsa propensione a sapere come comunicare riguardo i vaccini in reparto. Sono pazienti con i quali noi abbiamo parlato, i cui genitori abbiamo
condiviso dei momenti spesso estremamente drammatici, di questione di vita o di morte, c'è la paura di ogni cosa e la vaccinazione può essere vista come un surplus o come un qualcosa eventualmente rimandabile. E tutti i percorsi anche da analizzare intraospedalieri devono essere analizzati, così come l'ambiente in cui ci troviamo, quindi evitare assolutamente il rischio infettivo proprio nei giorni pre-dimissione, nei giorni che dovessero coincidere con la dimissione. Anche noi stessi e i nostri collaboratori possono non sentire la necessità dell'immunizzazione come una necessità assoluta, invece è esattamente il contrario, perché possiamo rischiare di far franare tutto un percorso, tutto un progetto che ci ha visti i protagonisti. Il nostro ego ci porta a essere molto fieri di quando facciamo procedure particolarmente invasive e non siamo sufficientemente sensibili al rischio di rovinare tutto quanto per la mancata applicazione di quelle che sono ormai linee guida ultra conosciute, e quindi dobbiamo fare in modo che vi sia la conoscenza del problema. In questo bellissimo, a mio modo di vedere, articolo hanno chiesto vari punti: il perché l'immunizzazione non erano state somministrate quando dovuto, perché la terapia intensiva era troppo occupata e gli operatori, diciamo, che non avevano dato sufficientemente attenzione a questo problema. Ecco l'intervento: fare una checklist di qualità per tracciare quando i pazienti devono fare l'immunizzazione e quindi annotarla perché questo avvenga. Questo è un qualcosa che nella nostra unità operativa abbiamo implementato più di recente. Abbiamo visto un miglioramento nella collaborazione anche col gruppo ospedaliero che si occupa delle vaccinazioni, per rendere il tutto possibile nei tempi previsti. Un altro motivo importante, come abbiamo visto, era la mancanza di una conoscenza degli schemi di immunizzazione di routine. La mancanza di conoscenza, ahimè, è anche negli operatori sanitari, anche nei colleghi medici, e quindi è necessario intervenire attraverso una pubblicità di tutto quello che deve essere fatto, anche attraverso risorse che sono un pochino più viste come moderne. E ancora lavorare sul discorso della conoscenza, dell'informazione verso i genitori, perché ormai il tema delle vaccinazioni è un qualcosa di sicuramente caldissimo e purtroppo oggetto di comunicazione anche molto superficiale e pericolosa. E quindi, se noi andiamo a vedere quale componente apportava il deficit di immunizzazione, il deficit di vaccinazione almeno nei tempi previsti, vediamo che quello che portava la maggior quota era sia la ricordarsi noi stessi, o meglio, in questo lavoro si vedeva come gli operatori stessi non ricordavano di dover procedere con la vaccinazione nei tempi dovuti, e lo stesso contributo lo portava il fatto che il paziente veniva visto troppo a rischio, troppo critico per procedere alla vaccinazione. Ma sappiamo bene che l'esclusione dalla vaccinazione sono definizioni ben precise. Molto spesso noi riteniamo come un criterio per non somministrare la vaccinazione qualcosa che invece questo non lo prevederebbe, soprattutto in un ambito ospedaliero, e così via, gli altri fattori che cumulativamente portano alla percentuale del motivo per cui non si fanno le vaccinazioni. In questo lavoro i colleghi americani hanno implementato una strategia di stimolo fatto in 5 diverse fasi, quindi questa era l'analisi della percentuale di pazienti che chiudevano le vaccinazioni in regola con i tempi previsti, e nel momento dell'intervento vedete che impennata di vaccinazioni c'è stata, per cui alla dimissione dalla terapia intensiva neonatale ecco che il 95% o il 92% dei pazienti ricevevano la quota
prevista contro il meno del 60% nel periodo pre-intervento. Quindi ecco che noi ci dobbiamo anche chiedere: ma che cosa succede a 5 anni di distanza se ritarda la vaccinazione? Questo è uno studio di un network tedesco pubblicato proprio pochi mesi fa, in cui confronta la popolazione che aveva ricevuto le vaccinazioni nei tempi previsti, che rappresentava il 90% dell'intera popolazione rispetto al network tedesco, contro il 10% di quelli che non avevano ricevuto la vaccinazione. E andando a vedere le categorie che si differenziavano le due popolazioni, quelli che non avevano ricevuto le vaccinazioni secondo una tempistica adeguata a quella che era l'età postnatale, si vede che avevano delle complicanze che probabilmente avevano determinato il ritardo. Ma in questo studio, appunto, di follow-up di 5 anni, sono stati presi in considerazione i neonati sotto le 29 settimane e con una degenza ospedaliera sopra i 60 giorni, e avevano i dati di follow-up a 5 anni su 1.500 bambini, 1.500 pazienti. E si vede che il non aver avuto una vaccinazione nei tempi adeguati portava ad un aumento di rischio di episodi di bronchite, di effettiva bronchite nell'ultimo anno in maniera estremamente significativa, e non raggiungeva la significatività invece uno studio di funzionalità respiratoria, per cui non è che si avesse una ripercussione nell'ambito di un rischio di wheezing o di bronchite asmatica. Tuttavia il numero di episodi qui definiti come bronchite, quindi di flogosi barra infezioni delle vie respiratorie, era sicuramente più elevato nei soggetti che non avevano ricevuto un'immunizzazione nei tempi previsti. E scusate, questa è la stessa situazione. Vediamo degli scenari un pochino particolari. Una delle situazioni che può portare a non eseguire le vaccinazioni oppure a essere titubanti è il discorso se ha una reazione al vaccino di tipo, per esempio, febbrile. Questo può portare a un sospetto di sepsi. Siamo poi sempre sicuri che se il bambino presenta rialzo febbrile nelle 24-48 ore successive alla somministrazione del vaccino? In particolare in questo studio viene analizzato l'impatto della vaccinazione per il meningococco B. Ecco che in questo studio si suggerisce di eseguire una somministrazione profilattica di paracetamolo dopo per la vaccinazione del meningococco B, perché altrimenti si rischiava di avere una reazione febbrile che portasse a un utilizzo di esami ematochimici per la ricerca di eventuali infezioni. E in effetti questo è il risultato, per cui se si premedica col paracetamolo la somministrazione del vaccino antimeningococco B, gli episodi febbrili si riducono di circa la metà, e dover ricorrere a screening per sospetta infezione si riduceva del 90%, e anche l'uso di antibiotici, che venivano usati evidentemente in maniera del tutto empirica, si riduceva in maniera drastica. Torno a dire, questo si riferisce alla vaccinazione all'interno della terapia intensiva neonatale per il meningococco B. Ultimo punto che Massimo Agosti ha già toccato è il discorso della vaccinazione per il rotavirus. Il rotavirus è il più comune malattia che è eventualmente prevenibile da un punto di vista gastrointestinale, ma sappiamo anche come sia particolarmente ridotto il ricorso alla vaccinazione per il rotavirus, oltretutto con dei tempi estremamente rigidi. I pediatri sanno molto meglio di me che se uno sfora i tempi previsti, i centri vaccinali non somministrano più il vaccino per il rotavirus. E in effetti, per quelli che sono ancora ricoverati in terapia intensiva neonatale, in questa
analisi del 2020, hanno voluto vedere questo stesso lavoro che ha fatto vedere Massimo Agosti, hanno voluto vedere se vi fosse un rischio o meno di trasmissione di virus avendo somministrato una vaccinazione con virus attenuato. E in effetti loro non riportano in alcun tipo la trasmissione da paziente a paziente. Tuttavia, questa è la revisione che è stato riportato, quindi tutti i bambini vaccinati con rotavirus avevano i ceppi, quindi, o quasi tutti, sicuramente è un discorso importante, ma non era stato identificato nessuna trasmissione del ceppo vaccinale dei rotavirus all'interno del setting delle terapie intensive neonatali. Tuttavia si sa che il vaccino per il rotavirus è associato a eventuali eventi avversi e in particolar modo di tipo gastrointestinale, per cui i pazienti, per esempio nella nostra unità operativa dove abbiamo molti pazienti che hanno subito una chirurgia intestinale, devo dire la verità che purtroppo superiamo i tempi perché si possa fare la vaccinazione con rotavirus con la dovuta sicurezza. Quindi vado a concludere forse con qualche minuto di anticipo grazie alla presentazione precedente di Massimo, e i take home messages sono: i neonati pretermini devono eseguire le vaccinazioni secondo il calendario basato sull'età postnatale. Le vaccinazioni devono essere eseguite anche, io direi assolutamente meglio, se esce già il neonato che abbia raggiunto l'età per il calendario vaccinale, possa fare la prima dose o se necessario anche la seconda in ospedale. Va rafforzato il rapporto con il territorio, per cui non soltanto col pediatra di libera scelta, ma anche con i centri vaccinali, in maniera di rendere alla famiglia più facile l'accesso a questi ultimi nei tempi previsti. In alcuni casi possiamo prendere in considerazione in reparto l'utilizzo del paracetamolo se vediamo che il ricorso alla vaccinazione, in particolare per il meningococco B, ci dovesse portare poi ad un uso non razionale, non giustificato, ad esami ematochimici o a uso di terapia antibiotica, così come la vaccinazione antirotavirus deve essere considerata, ma sicuramente alcuni confronti ulteriori sono necessari. Grazie. Grazie Andrea per la tua bellissima relazione, poi discuteremo nella parte finale. Adesso do la parola con piacere a Rocco Russo. Rocco Russo è il coordinatore del tavolo tecnico sulle vaccinazioni della Società Italiana di Pediatria, da sempre si interessa di questo argomento, un'eminenza, devo dire, sul tema vaccinazioni. Con lui la SIP insieme alla SIN hanno preparato una bellissima brochure multilingue in cui Rocco ha avuto un ruolo davvero molto importante. Il tuo bambino proteggilo anche con le vaccinazioni, non è mai troppo tardi, che appunto è stato poi inviato a tutti i pediatri e anche a tutti i direttori delle neonatologie italiane perché sia dato ai genitori al momento della dimissione dei neonati dai nidi per far aumentare la conoscenza e la cultura vaccinale. Quindi Rocco ha grande spessore sia scientifico sia un grande divulgatore, quindi con grande interesse lo ascoltiamo, la relazione che gli è stata affidata e il ruolo del pediatra del territorio nella promozione delle vaccinazioni. Grazie Rocco, a te. Non ti sentiamo, almeno io non ti sento. Devi attivare il microfono. È il microfono disattivato, Rocco. Ecco. Si vede? Si vede e si sente, prego. Benissimo, grazie professore Mosca per la presentazione, grazie alla Società Italiana di Pediatria e alla Società di Neonatologia per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo interessante webinar che ovviamente mette a confronto il territorio con l'ospedale, quindi per prendere maggiormente in cura tutto il percorso
dell'assistenza del neonato, in particolar modo del neonato prematuro. E quindi ovviamente il ruolo del pediatra, chi vive la realtà del territorio, chi vive nei centri vaccinali come me e chi comunque accoglie anche questi neonati, ovviamente è di fondamentale importanza che ci sia anche da parte del territorio questa collaborazione con i centri di riferimento. E ogni volta che io vedo un prematuro penso sempre come possa fare pochi grammi di un essere umano a spostare quintali di gente. Io ogni volta che gestisco presso un centro vaccinale arriva un prematuro, soprattutto in particolar modo, ci sono, diciamo, c'è un movimento di masse umane che comunque vanno dal padre, dalla nonna materna, dalla gara tra la nonna materna e la nonna paterna, chi deve essere presente, per cui questo piccolo bambino viene accompagnato da una flotta di familiari. E quindi questo per noi è un elemento di fondamentale importanza, perché ovviamente dobbiamo renderci conto quale può essere realmente il ruolo del pediatra del territorio nella promozione delle vaccinazioni, in particolar modo nel neonato pretermine. Vedete, come ad esempio quello di accompagnare i genitori verso una scelta che deve essere soprattutto libera e consapevole, così come quella di far comprendere al loro bambino che il loro bambino tollererà tutti i vaccini allo stesso modo del neonato a termine. Quindi questo è un altro aspetto anche importante su cui noi dobbiamo far leva per far comprendere il valore soprattutto della vaccinazione, anche nel rispetto dei tempi e delle modalità che sono previste dal vigente Piano Nazionale Vaccini. Così come quello è un altro aspetto fondamentale, è quello dell'ascolto, cioè che deve essere un ascolto particolarmente paziente, che serve, diciamo, a tranquillizzare i genitori per quanto riguarda la gestione non solo dei genitori, ma anche di tutti gli accompagnatori di questo bambino, per, diciamo, tranquillizzarli rispetto al percorso vaccinale che dovrà fare il loro bambino. Queste informazioni noi le ricaviamo da fonti, diciamo, internazionali autorevoli, come ad esempio dal Red Book, che comunque ci porta a ribadisce il concetto che i bambini devono essere vaccinati secondo i tempi, diciamo, secondo l'età cronologica. E comunque un altro aspetto importante è che soprattutto i bambini, anche se comunque quelli che comunque con un basso peso inferiore ad 1,5 kg oppure ad una piccola età gestazionale inferiore alle 29 settimane, possono essere, diciamo, avere una ridotta risposta alle vaccinazioni. Vede ad esempio per il bambino più piccolo per quanto riguarda l'epatite B, però la maggior parte dei bambini pretermine possono, che comunque ricevono anche trattamenti corticosteroidei per patologie, diciamo, respiratorie, possono, diciamo, adeguatamente produrre adeguate risposte anticorpali per prevenire le malattie prevedibili dal vaccino. Ed un altro aspetto importante che molti genitori cercano di chiedere cercano di avere una risposta è quella di ridurre eventualmente il numero, la quantità del vaccino, perché ovviamente il loro bambino potrebbe non essere, diciamo, adeguato a poter rispondere ad un volume del vaccino tale da poter poi creargli problemi. Invece fortunatamente la forza di questi bambini è tale da potersi difendere, poter rispondere in maniera adeguata a quelli che sono, diciamo, anche il dosaggio normale, standard, che deve essere rispettato, così come per quanto riguarda il bambino pretermine. Le informazioni che danno appunto la Bibbia appunto delle vaccinazioni ci supporta nel far comprendere ai genitori che il loro bambino potrà tollerare appunto questa, la maggior parte quindi dei vaccini. Ed un altro aspetto importante è che così comunque ci può essere, diciamo, anche un incremento delle manifestazioni cardiorespiratorie che si possono verificare nei bambini più piccoli. E quindi c'è anche da dire che comunque la valutazione
delle eventuali situazioni da apnea post vaccinazione possono essere valutate caso per caso, e nel caso in cui il neonato non è adeguatamente, diciamo, in un equilibrio clinico adeguato, può essere, diciamo, effettuata eventualmente la vaccinazione in un ambiente protetto. Un altro aspetto anche importante che molti genitori di bambini nati pretermine è quello che della gestione della profilassi con il virus respiratorio sincizziale, e molte volte entrano in crisi per quanto riguarda la gestione delle vaccinazioni in rapporto alla profilassi che stanno facendo. E quindi noi abbiamo evidenze scientifiche, raccomandazioni internazionali che ci riportano come la vaccinazione può essere effettuata regolarmente anche, diciamo, nei bambini che ricevono il trattamento per il virus respiratorio sincizziale. E per capire quello che è il valore della vaccinazione e quello che è la capacità di questi bambini di poter rispondere alle vaccinazioni in maniera adeguata, con titoli anticorpali adeguati, questo lavoro pubblicato su JAMA mette in evidenza come su uno studio su 296 prematuri è stata fatta una valutazione di quella che poteva essere, diciamo, la risposta ad un ciclo primario di vaccinazione effettuato a 2, a 3, a 4 mesi con una dose booster a 11 mesi, e comunque in questa corte di bambini venivano valutate le IgG, gli anticorpi specifici, così come le medie geometriche alle risposte alla vaccinazione dopo ciclo primario e dopo dose booster. Come si vede, la popolazione che viene presa in considerazione è caratterizzata da un gruppo di neonati che sono, diciamo, inferiore alle 28 settimane, un altro gruppo tra le 28 e le 32, poi abbiamo il gruppo tra 32 e 36 settimane, e tutti, diciamo, raggruppano appunto, diciamo, i 296 neonati pretermini. Ebbene, come vediamo da questo grafico, alla risposta della vaccinazione, dopo vaccinazione con ciclo primario e dose booster, si vede come ad esempio la risposta al tossoide difterico, come per quanto riguarda dopo il ciclo primario, c'è un'adeguata risposta anticorpale che comunque viene adeguatamente, diciamo, sostenuta dalla dose booster. Questo per quanto riguarda il tossoide difterico. Per quanto riguarda la pertussico, anche qui la situazione risulta essere sovrapponibile, e quindi sia il bambino inferiore, la corte del gruppo di bambini inferiore al 28 settimane, così come quelli tra 28 e 32, hanno un'adeguata risposta anticorpale. E così via dicendo, anche per quanto altri, diciamo, antigeni presenti nello stesso esavalente, questo vale anche per quanto riguarda la pertactina. E per quanto riguarda l'Haemophilus influenza, e qui c'è un piccolo problema che viene affrontato e viene riportato anche in questo lavoro. Cioè, in effetti, i neonati pretermine hanno una scarsa o ridotta risposta all'Haemophilus influenza, e questa risposta è particolarmente evidente nel gruppo dei bambini prematuri, e in particolar modo quelli maggiormente con una maggiore prematurità, e questa, diciamo, dose, questo livello anticorpale si evidenzia in misura particolare dopo il ciclo primario. Però fortunatamente dopo la dose booster, come si vede dallo stesso grafico, abbiamo un'adeguata risposta anticorpale. Questo motivo, questa situazione della scarsa risposta all'Haemophilus influenza è stata riportata anche in un altro lavoro precedente di Pediatrics, che comunque ha valutato la risposta anticorpale nei bambini prematuri. E in effetti questa è stata, diciamo, alla base anche sono stati motivi che hanno indotto ad una modifica della scheda tecnica di un vaccino esavalente,
che ha portato appunto ad una modifica della schedula con il rapporto a questo tipo di lavoro, che ha evidenziato il passaggio, ha messo in evidenza il rispetto della schedula 3+1, quindi il neonato prematuro doveva fare, secondo questa, la scheda tecnica riportata all'interno di questo vaccino, tre dosi di esavalente più che come ciclo primario e la dose booster come ciclo secondario, come richiamo diciamo al ciclo stesso primario. Ebbene, questi motivi che stanno alla base di questo lavoro, che come vedete è su un numero un po' alquanto esiguo di gruppi di popolazione, che comunque di gruppo diciamo di neonati presi in considerazione, ha visto che comunque in base al peso diciamo al rapporto all'età al peso alla gestazione e così alla nascita, così come il livello specifico contro l'Haemophilus influenzae era particolarmente presente diciamo nel ciclo primario rispetto al ciclo secondario. Anche per quanto riguarda, vedete, anche il peso alla nascita, questa situazione ovviamente è presente nei bambini con un titolo anticorpale che è stato preso un cutoff da 0,15 ad un nanogrammo per ml. In buona sostanza, però, riportando un attimo la schedula con il ciclo primario, noi vediamo come il bambino pretermine rispetto al bambino a termine ha nella fase pre-booster comunque ha una riduzione della risposta del titolo anticorpale rispetto che comunque viene recuperata con la dose booster, e questo lo si valuta chiaramente anche con titoli anticorpali quando si aumenta il livello di cutoff che viene preso in considerazione. Quindi sia nel bambino prematuro sia nel bambino nel neonato a termine la risposta anticorpale per quanto riguarda il contro l'Haemophilus influenza risulta essere più bassa, ma per fortuna comunque dopo con la dose di richiamo viene adeguatamente diciamo recuperata. E questo è il motivo per il quale quando c'è stata la modifica della schedula vaccinale ovviamente c'è stata diciamo una posizione da parte, per quanto riguarda la Società Italiana di Pediatria insieme alla neonatologia, che era finalizzata a chiarire il percorso sul territorio per la gestione del calendario vaccinale nel neonato pretermine. E quindi la raccomandazione fondamentale era quella di attenersi scrupolosamente alla specifica indicazione riportata nella scheda tecnica, ma senza modificare o posticipare la seduta vaccinale. Quindi in effetti a seconda del prodotto disponibile al momento si utilizzava la schedula vaccinale che era riportata in scheda tecnica per lo specifico prodotto, ma non bisognava diciamo posticipare o modificare in maniera impropria la schedula vaccinale dello stesso neonato. Questa era anche in linea con quella che sono le raccomandazioni dell'Accademia Americana di Pediatria, che metteva in evidenza la possibilità di vaccinare con la schedula vaccinale i bambini nati a termine indipendentemente dal loro grado di prematurità, perché ovviamente sappiamo benissimo che il trasferimento passivo di anticorpi materni dal neonato al neonato pretermine prima della nascita è scarso. Cioè questi bambini spesso con l'allattamento al seno non può essere condotto in maniera soddisfacente, quindi il suo effetto protettivo può essere limitato, ed inoltre questi neonati sono maggiormente esposti a delle forme diciamo infettive, quindi sono particolarmente più predisposti ad infezioni, così come i vaccini che hanno dimostrato lo stesso grado in ogni caso di sicurezza per quanto riguarda i bambini prematuri e quelli nati. C'è da dire che noi in corso di, dopo che è stata stilata questa diciamo posizione da parte delle società SIP e SIN, ci siamo dovuti anche difendere in un certo senso, voglio dire, ma siamo stati costretti a chiarire quella che era la posizione della Società Italiana di Pediatria e della Società di Neonatologia, in linea anche con il rapporto diciamo ad un lavoro
che era stato pubblicato su Paxil, che comunque riportava che la Società Italiana di Pediatria raccomandava di utilizzare solo il vaccino che per il quale era stata studiata la popolazione dei prematuri. Questo cioè, non era assolutamente vero. Difatti, in una lettera che è stata, diciamo, inviata all'editor, è stato chiarito che comunque la società scientifica, diciamo, questa quanto riportato nel lavoro non era corretto, e che la società scientifica, la Società Italiana di Pediatria, raccomandava di vaccinare il pretermine con lo stesso prodotto, diciamo, che si era disponibile. Ma soprattutto la modifica della scheduola tecnica da due a tre dosi nasceva anche dal fatto che i dati epidemiologici non ci dimostravano assolutamente un aumento dei casi da Haemophilus influenza, quindi dei fallimenti vaccinali, in bambini che erano stati vaccinati con le tre dosi. Per cui il rispetto della scheda tecnica del prodotto utilizzato restava, però ovviamente la possibilità, appunto, di vaccinare con tre dosi il neonato pretermine era un'opportunità che poteva essere presa in considerazione per poter garantire anche un'adeguata compliance per l'adesione vaccinale per lo stesso neonato. Quindi, alla fine, noi il ruolo dei neonati, della vaccinazione, del ruolo dei pediatri nella gestione del percorso vaccinale del neonato pretermine è legato a tanti fattori. Prima di tutto quello di una stretta collaborazione tra le strutture di neonatologia, i pediatri di famiglia, i centri vaccinali, che devono sfruttare qualsiasi occasione di incontro per, appunto, vaccinare questo bambino prematuro. Così come è importante che vengano vaccinati in particolar modo contro la pertosse e l'influenza anche i familiari degli stessi neonati pretermine. Noi, per quanto riguarda il cucun, per quanto riguarda la pertosse, abbiamo visto che è un intervento non eccezionalmente efficace come quella della vaccinazione in gravidanza. Così come anche per quanto riguarda l'influenza, avere la possibilità che della donna in gravidanza possa essere vaccinata con l'influenza potrebbe beneficiare, ovviamente in misura nettamente minore rispetto alla pertosse, perché ovviamente la vaccinazione antinfluenzale viene fatta nel momento in cui la donna, la gravida, si trova in qualsiasi età gestazionale della stessa, diciamo, periodo influenzale, mentre la pertosse viene fatta con un obiettivo di poter garantire un passaggio del transplacentare di anticorpi e proteggere il bambino dopo la nascita. Un altro aspetto anche importante sarebbe quello di avere un censimento di questi bambini prematuri al fine di poter valutare un'adeguata copertura vaccinale, ma soprattutto per avere anche un'adeguata e specifica farmacovigilanza, che è un altro aspetto di fondamentale importanza. Un ruolo anche importante di noi pediatri è quello, diciamo, di gestire il percorso vaccinale del pretermine, potendo, diciamo così, valutare la schedula vaccinale più consona al neonato pretermine, ovviamente, che sia in cura. Quindi questo è un altro punto anche di fondamentale importanza, così come quello che tutti i pediatri, noi tutti, personale sanitario che comunque afferisce e, diciamo, gestisce il neonato prematuro, deve essere adeguatamente protetto contro le malattie prevedibili con vaccino. E l'ultimo aspetto, ovviamente da non sottovalutare, è quello di supportare i genitori in maniera, con un'informazione chiara e trasparente su quella che può essere il ruolo della vaccinazione e il ruolo della protezione nei confronti per quanto riguarda i loro bambini. Quindi, concludendo, il ruolo fondamentale di questa della sorveglianza delle malattie infettive e prevedibili all'interno della corte dei bambini pretermine, così come l'importanza di monitorare un sistema, diciamo, di eventi avversi in questi pazienti, ci potrà permettere di vincere la guerra anche per proteggere nel miglior modo possibile questi bambini. Grazie per l'attenzione. Benissimo, prendo io la parola, sono Luca Maggio, un neonatologo del San Camillo di Roma, e
Ne approfitto per ringraziare i tre relatori, siete stati davvero puntuali, sia in termini di come avete affrontato gli argomenti, sia in termini di rispetto di tempo. Direi che abbiamo una mezz'ora per la discussione e gestiremo sia le domande da chi ci ha ascoltato e eventualmente, se noi abbiamo delle domande reciproche, siete tutti invitati a farle. Abbiamo due domande dal pubblico intanto. La prima è del dottor Vai e credo riguardi Andrea, che chiede se nei soggetti premedicati con paracetamolo, nelle 36-48 ore successive alla vaccinazione, sono stati osservati episodi di infezione batterica grave. Dunque, no, nel lavoro che è di un gruppo inglese non vengono segnalate infezioni batteriche. Il gruppo segnala che si è fatto ricorso sia esami di screening, fra cui le emocolture e anche l'utilizzo dell'antibiotici, per il discorso della comparsa della febbre. Questo accadeva nel periodo pre-premedicazione con il paracetamolo. L'uso del paracetamolo aveva ridotto drasticamente sia gli esami ematochimici che l'uso empirico degli antibiotici. Nessuna segnalazione di eventi infettivi di tipo batterico. Bene, seconda domanda. Domanda trabocchetto, tocca a tutte e due, immagino, a tutte e tre. Allora, la dottoressa Piscione ci chiede quali siano le indicazioni per la somministrazione del Synagis nella stagione 21-22, in particolare nei neonati di età gestazionale tra le 32 e le 35 settimane. So che non se ne è parlato, ma non potete fare a meno di dirci due parole su questo. Vai Andrea, comincia tu. Grazie Massimo, un amico. Allora, no, se vuoi, se vuoi. No, no, dai, la risposta più semplice. Tanto prima o poi tocca a tutti, quindi calma, mettetevi in fila, daremo soddisfazione a tutti quanti. Innanzitutto ringrazio la dottoressa perché ci permette di affrontare molto rapidamente, perché così dobbiamo stare, un tema. Innanzitutto c'è da chiarire che quella con il palivizumab non è una vaccinazione, ma un immunoprofilassi con anticorpi monoclonali. Quindi purtroppo, un po' troppo spesso, si confonde il concetto vaccinazione. Vedremo se si arriverà a una vaccinazione per il virus respiratorio sincitiale in gravidanza o meno, ma comunque parliamo di immunoprofilassi. Se vogliamo dire questo, il discorso è: l'anno scorso con il lockdown, tutta la riduzione delle frequenze nei nidi e nelle scuole, la vaccinazione fortunatamente quasi a tappeto dell'antinfluenzale, l'incidenza della broncolite da virus respiratorio sincitiale lo scorso anno si era quasi azzerata, parlo sia per numeri pubblicati che per esperienza diretta del nostro centro, quest'anno è già riesplosa in pieno. Devo dire che i casi di bronchiolite finora sono stati, almeno a Roma, prevalentemente da rinovirus, ma cominciano ad affacciarsi forme, anche forme gravi, il virus respiratorio sincitiale, non necessariamente ed esclusivamente sul neonato pretermine. Credo che le indicazioni, si possa dire che le indicazioni per quest'anno siano le stesse, identiche, di quelle di due anni fa. Ovviamente erano presenti anche l'anno scorso, era una situazione più facile da gestire, per cui sul neonato late preterm vi sono le raccomandazioni che ne prevedono l'uso. Distinguiamo sul piano terapeutico, si parla sotto le 35 settimane, a cui bisogna associare però dei fattori di rischio che ogni gruppo poi deve valutare e possibilmente avere una visione comune dello schema. Massimo, sì, se posso aggiungere qualcosa? Sì, Luca, aggiungo che condivido quello che ha detto Andrea, assolutamente condivido e supporto il fatto che, per esempio, al nord, almeno l'esperienza lombarda attuale, è di una discreta epidemia di virus respiratorio sincitiali e di una discreta epidemia di bronchioliti.
nei bambini sotto i 3 mesi di vita, quindi reparti di pediatria e di neonatologia, a seconda poi delle policy di ricovero dei vari centri, sono piuttosto pieni di virus respiratori sincizziali, sta riesplodendo con la vita in comunità quello che c'era fino al 2019, che solo il 2020 ha non fatto vedere, ma è stato un anno orribile per altri motivi e diversissimo da tutti gli altri. Sul palivizumab poi mi viene da dire una cosa sulla profilassi, che così come siamo stati così bravi a far capire ai genitori quanto è importante nei pazienti molto fragili, in quelli davvero a rischio, fare la profilassi anche ogni mese con una punturina ogni mese per questi soggetti, perché abbiamo visto la malattia. Cioè, noi avendo visto le bronchiolitidi da RSV, siamo efficaci nella comunicazione dell'antidoto. Siccome noi non abbiamo visto, o solo casualmente, qualche pertosse, per dirne uno, qualche pneumococco, siamo meno efficaci nella comunicazione. Riflettiamo su questa cosa, perché forse, nella consapevolezza di quanto è potente la nostra comunicazione, un genitore non fallirà mai un appuntamento vaccinale se noi siamo convincenti. Le abbiamo salvato il bambino, figurarsi se non va a vaccinarlo, se noi glielo diciamo in modo convinto. Se posso aggiungere un... No, prima... Forse Rocco deve intervenire sull'argomento. No, prof, era solo per riconsolidare questo discorso del valore, cioè dell'intervento vaccinale in corso di terapia nei bambini che effettuano appunto la profilassi per il virus respiratorio sinsiziale, perché ovviamente notiamo molto spesso questa perplessità da parte dei genitori nell'effettuare appunto la vaccinazione subito a ridosso del trattamento con il virus di profilassi per il virus respiratorio sincitiale. E quindi è importante il ruolo sia del territorio, che possa anche interfacciarsi con gli stessi colleghi del punto di nascita, per potersi, diciamo, far comprendere a quel genitore che comunque c'è una rete che protegge il loro bambino, e quindi questo gli fa stare più tranquilli nel gestire i percorsi. Se posso, io volevo aggiungere che sul tema dell'infezione da VRS temo che stia capitando quello che si è visto anche nell'altro emisfero, che ovviamente ci anticipa di 6 mesi, che quest'anno c'è stata un'aumentata incidenza di virus respiratorio sincitiale. Il fatto che l'anno scorso si è circolato poco ha creato meno immunità, e quindi è molto probabile che quest'anno circoli di più, e il fatto che già adesso che siamo a fine ottobre di virus ce n'è tanto, questo credo ci faccia anche, credo, alzare la guardia su un'infezione che non so se sarà peggio come gravità, ma temo che sarà uno degli anni con un'elevata incidenza, anche perché è incominciata un mese prima. Dopodiché, sul fatto di dare risonanza, è un dato, ovviamente non dico niente di privato, perché su tutti i social, su tutti i giornali, la figlia di Chiara Ferragni, che peraltro seguo io, sarebbe beccata dal fratellino, e quando una cosa capita in quel contesto, ovviamente ce n'è un grande clamore e una grande visibilità. Secondo me dobbiamo sfruttarla. Mentre in corso il webinar ho fatto un'intervista giusto su Studio Aperto sul VRS. Quindi sfruttiamo anche i media per portare e mettere in risalto queste tematiche e spingere dove ci sono, non è questo il caso purtroppo, ma prima o poi magari lo sarà, sulle vaccinazioni. Posso aggiungere una cosa? Scusami Gina, so che hai un paio di domande, finisco col sincitiale. Arriva più di un messaggio che quest'anno, toccando ferro, sarà qualcosa di peggiore rispetto a quello che eravamo abituati.
Secondo voi c'è nell'aria l'idea di ampliare l'età gestazionale e portarla un po' più su per la profilassi? In Giappone già, per esempio, pensano, a, se non lo fanno già, a vaccinare quelli a termine. Quindi, secondo voi è un'idea plausibile, visto quello che potrebbe succedere, o ne riparliamo tra qualche anno? La domanda era per? Per chiunque. Per chi sa la risposta. Personalmente non è una risposta, la mia impressione, nemmeno un'opinione, è che non ci si stia muovendo con il palivizumab in questo senso di allargamento verso il neonato early term, se vogliamo definirlo così. Piuttosto si stanno facendo dei passi avanti con altri tipi di anticorpi monoclonali one shot che sono destinati all'età gestazionale oltre le 29 settimane, che però non prevedono negli studi per ora avanzati di fase 3, non prevedono il neonato oltre le 36 settimane, a mia conoscenza, però mi posso sbagliare. Sì, e se posso aggiungere anch'io, qualunque siano le scelte, devono essere delle scelte molto a tutela degli operatori, nel senso che devono essere condivise. Perché non è accettabile che in una teen si faccia in un modo, in un'altra si faccia in un altro, che un prematuro se nasce in un posto accede a una profilassi oppure se nasce in un altro, ma dico anche da regione a regione, dico anche da regione a regione. Gina? Allora, se posso, riporterei intanto la discussione sull'argomento di questo webinar, sebbene questa è la solita discussione molto che appassiona. Intanto volevo complimentarmi per questo incontro, perché anche se sembra che parliamo di argomenti tutto sommato molto schedulati, come la vaccinazione, abbiamo visto quanti elementi ci siano ancora di stimolo al miglioramento. Comincerei con una domanda al professor Agosti. Hai parlato della necessità di procedure di reparto, di condivisione con il territorio, della necessità anche di convincere i genitori. Visto che siamo qui SIP e SIN, credi che ci sia spazio per produrre del materiale che sia per gli operatori che per le famiglie, che portino il livello della discussione di come approcciarsi alla vaccinazione del pretermine dentro poi l'ospedale a un livello più condiviso? E qui approfitto anche per inserire la domanda della dottoressa Silvia Bonato, che appunto chiede: ci sono indicazioni circa l'età fino alla quale vaccinare in ambiente protetto il pretermine dopo la dimissione dalla TIN? Quindi possiamo valutare qualcosa insieme anche come società in maniera condivisa? E se vogliamo magari... Sì, dopo... sì. Prego Massimo. Sì, grazie Gina. No, una domanda molto... molto pertinente, molto, che mi dà lo spunto anche per assolutamente per affermare che c'è lo spazio, c'è la volontà, credo, questo webinar è anche la conferma della volontà delle due società, ma poi delle persone che lo compongono, che poi sono le persone che tutti i giorni hanno a che fare con neonati e bambini, nel voler condividere un percorso su questa fragilità che è quella del neonato pretermine, che poi può essere la fragilità anche di altre categorie, poi di soggetti peraltro. Sull'ambiente protetto mi dai l'occasione anche per dire che è da valutare anche in certe prematuri, in certi neonati prematuri con sequele patologiche poi che si protraggono dopo la dimissione, la valutazione anche di continuare a fare in un ambiente protetto, che potrebbe essere anche, per esempio, a seconda poi da declinare magari da realtà a realtà, però perché no, anche se ci fossero le risorse, il follow up del neonato dove viene seguito, da valutare, ripeto, le risorse, da valutare la disponibilità, da valutare anche gli amministratori politici quanto si fanno carico
di questi atti di prevenzione, perché se rimane tutto sotto copertura, rimane soltanto un dialogo tra noi, si fa la fatica poi, perché questi soggetti costa salvarli, costa anche poi dargli una qualità di vita dopo la dimissione, quindi bisogna anche capire questo concetto. Costa, ma è anche un risparmio poi, perché se preveniamo le patologie andiamo a gravare di meno su altri aspetti di economia sanitaria come i ricoveri, eccetera. Grazie Massimo. E proseguendo con Andrea, con il professor Dotta, raccoglierei anche una domanda della dottoressa Cristina Scaramuzza, che ha la mia stessa curiosità. Tu dicevi, Andrea, concludevi dicendo che se il bambino raggiunge 2 mesi, finché è ancora ricoverato in terapia intensiva neonatale, facciamo la vaccinazione in terapia intensiva neonatale. Ma può essere, ad esempio, un 28 settimane che esce a 35 prima del timing per la prima dose, e che debba quindi fare? Che cosa consiglieresti? Di farlo rientrare per la vaccinazione? Di farlo vaccinare in ambiente esterno? E qui appunto raccolgo la stessa domanda della dottoressa Cristina Scaramuzza. Allora sì, tra l'altro la dottoressa segnala anche un'ipotesi di storia di apnee del pazientino, no, cui è riferito. Allora, parlo per la nostra organizzazione, non prevede il rientro per la vaccinazione in reparto, soprattutto perché la dimissione già prevede una situazione di stabilità tale per cui anche la vaccinazione può essere effettuata in un centro vaccinale. Nel nostro ospedale, il nostro centro vaccinale è a disposizione di tutti i pazienti che vengono dimessi, in modo tale da poter proseguire il percorso in un ambiente relativamente protetto. Diverso è il discorso se in occasione della prima dose che ha fatto in ospedale il bambino ha avuto una sintomatologia tale da dover alzare il livello di attenzione, per cui la successiva dose è più opportuno farlo in un ambiente protetto, che basta che sia l'ospedale, può essere anche il reparto di pediatria, non necessariamente la terapia intensiva neonatale. Rispetto a questo, magari se così posso fare un commento, noi i bambini che hanno avuto una storia di apnea, che vengono dimessi prima della prima dose, se hanno un'età gestazionale sotto minore o uguale alle 28, sotto il chilo e mezzo, peso alla nascita, eseguiamo la vaccinazione in reparto per il rischio di apnea e necessità di monitoraggio. Però credo che proprio su questi argomenti un confronto a livello anche di società scientifiche possa essere utile. Posso fare una domanda a Russo? Accordata. Prego. Volevo chiederti, Rocco, anche vedendo i dati del Ministero sui tassi delle coperture vaccinali, c'è un dettaglio di tutti i vaccini a 24, 36, fino all'adolescenza. Però se uno vuole guardare dentro i dati della popolazione dei prematuri, cadono lì dentro e non ne sappiamo niente. Non pensi, e non hai anche qualche suggerimento per cercare magari di attivare un monitoraggio che ci permetta di avere dei dati un po' più complessivi e recenti rispetto a quelli che ha fatto vedere Massimo Agosti, che risalgono allo studio di Action di Tozzi del 2014? Perché oggi noi non sappiamo i tassi di copertura dei prematuri. Certo, ma difatti nella presentazione il messaggio era anche quello di individuare questi che sono delle categorie a rischio, cioè più delicate categorie a rischio, che possono essere, per le quali individuare ovviamente, ma non solo tanto il problema della copertura vaccinale, ma anche la farmacovigilanza, che è un altro aspetto di fondamentale importanza che ci permette di garantire appunto il processo vaccinale in questi bambini. Ma ahimè, devo dire la verità, il problema della vaccinazione nei bambini, nei bambini a rischio, ovviamente noi non abbiamo il dato per ad esempio stratificato anche per quanto riguarda altre patologie, vedi il diabete, vedi per quanto riguarda patologie croniche, per le quali sarebbe opportuno avere un adeguato, diciamo, quadro preciso di quelle che sono sia le coperture vaccinali specifiche e sia ovviamente quelli che sono i dati
per quanto riguarda la farmacovigilanza. E quindi il problema era, ad esempio, per quanto riguarda la schedula vaccinale, quel discorso che si faceva in precedenza, per le tre dosi trattare il bambino neonato pretermine con la schedula 3 più 1 di esavalente rispetto alla 2 più 1. E qui ovviamente questa, perciò si è avvertita l'esigenza da parte della SIG e della SIN di chiarire questo percorso, perché ovviamente la gestione del percorso vaccinale nello stesso bambino prematuro con le tre dosi, ovvio che va anche, deve essere preso in considerazione anche nell'ottica di riuscire ad avere un'adeguata compliance vaccinale. Quindi anche questo dato di andare a stratificare anche la schedula vaccinale in rapporto a quello che può essere il dato del prematuro potrebbe essere anche un altro elemento da prendere in considerazione. Posso dire che apprezzo molto questo richiamo alla farmacovigilanza, perché credo che ci sia ancora pochissima consapevolezza su questo, vaccini o altri farmaci. Volevo chiedere una cosa: nel caso ci sia in un paziente vaccinato la malattia si manifesti, è capitato ad esempio con l'emofilus, epiglottite dell'emofilus vaccinato, secondo lei va segnato come dato alla farmacovigilanza? Certo, il dato comunque va segnalato, certo. In ogni caso il paziente va rivaccinato regolarmente, e quindi molti sono anche dell'opinione che non debba essere vaccinato. Invece le linee guida, anche quelle del Red Book, anche il Pink Book, riportano che comunque quel neonato deve continuare il ciclo vaccinale regolarmente. Il problema dell'emofilus era solo legato ad un discorso, come lei ha visto, sia per quanto riguarda il pretermine, c'è una fase, un periodo finestra in cui comunque sia il neonato pretermine sia il neonato a termine dopo il ciclo primario ha un ridotto titolo anticorpale. Ovviamente, non conoscendo il correlato sierologico di protezione, noi non possiamo essere avere della garanzia che quel livello è veramente un livello tale da poter non essere adeguato. Tant'è vero che i dati di epidemiologici non ci dimostrano assolutamente un aumento dei casi nei soggetti che hanno avuto nel periodo finestra tale da poter, diciamo, mettere in atto una schedula vaccinale diversa. Ed ecco perché è importante monitorare, ed è giusto che comunque bisogna sensibilizzare tutti gli operatori a segnalare in maniera tale da avere un quadro più preciso, e soprattutto all'interno di queste categorie che sono quelle più a rischio. La ringrazio perché mi ha risposto anche un'altra domanda che avevo in mente: se secondo lei questo abbassamento del titolo anticorpale prima della dose booster dovesse tradursi in una raccomandazione alle famiglie di maggiore prudenza, ma mi ha già risposto, grazie. Faccio domande telegrafiche e quindi risposte telegrafiche, risponda chi voglia. La prima me l'ha suggerita il dottor Russo: mi confermi che gli steroidi non sono una controindicazione al vaccino? Perché la storia di trattamento steroideo è uno dei più grossi alibi che si usa in terapia intensiva per risparmiare il vaccino al neonato. 2. Cosa dobbiamo fare nei neonati di cui non conosciamo la situazione anticorpale materna relativamente all'epatite? Questi devono fare i vaccini relativamente presto, e qual è il consiglio nel momento in cui noi non disponiamo delle informazioni anamnestiche? 3. Se le raccomandazioni relative al rotavirus, alla vaccinazione del rotavirus, non debbano forzatamente passare dall'incidenza di quel reparto ed eventualmente di quel territorio dell'infezione da rotavirus, perché vista l'incertezza che abbiamo nel rapporto costo-benefici, una cosa che lo potrebbe spostare è conoscere il rischio di quella popolazione relativamente al rotavirus. E l'ultima mi tocca perché riguarda la nutrizione e quindi non potevo non farla. Se qualcuno sa se il tipo di alimentazione che quel neonato ha fatto, sta facendo, quindi mi riferisco al latte materno verso latte artificiale, possa condizionare in maniera sensibile la risposta al vaccino. Allora, per quanto riguarda il discorso corticosteroidi, c'è da dire che comunque l'unica controindicazione all'utilizzo dei vaccini a virus attenuati riguarda i bambini che ricevono, diciamo, un dosaggio di 2 mg per kg di prednisone,
oppure di un tipo equivalente, o addirittura un 20 mg di E in effetti per i soggetti che pesano, immagino, pesano più di 7 più di 10 kg. Quindi questo trattamento deve essere per tutti i 7 giorni. L'immunodepressione vale solo per questo tipo di vaccini, per i vaccini inattivati. Ovviamente questo livello, ovviamente non penso assolutamente che i bambini facciano dosaggi così, questa dose così alta di corticosteroidi. E quindi nel caso di vaccini a virus attenuati resta la controindicazione alla vaccinazione. Mentre per i vaccini inattivati abbiamo i dati che comunque di sicurezza, e per quanto riguarda l'efficacia, noi possiamo avere eventualmente una ridotta risposta anticorpale al vaccino inattivato, ma questa risposta anticorpale ovviamente va quantificata sempre in rapporto ad un correlato serologico di protezione che, ahimè, non abbiamo per tutti i vaccini e quindi per tutte le malattie prevedibili con vaccino, per cui alla fine conta il quadro clinico del bambino e la risposta appunto alla vaccinazione, che va fatta in maniera regolare secondo i tempi previsti, e per poi valutare eventuale messa in atto di eventuali dosi booster che potrebbero eventualmente nel tempo essere a supporto della strategia vaccinale. Per quanto riguarda il discorso dell'epatite B, noi abbiamo il dato che comunque le linee guida, anche il Red Book, nel caso in cui non è nota lo status di portatore eventualmente della madre per quanto riguarda l'HBSG, comunque di fare la vaccinazione alla nascita e poi stabilire, nel caso in cui c'è il tempo per poter avere la possibilità di poter avere la risposta per sapere se quella mamma è HBSG positivo oppure no, per fare appunto le immunoglobuline, che comunque hanno un altro valore di efficacia per quanto riguarda l'intervento vaccinale. Però la vaccinazione fatta al momento è quella che comunque può essere utile a poter poi continuare e guadagnare tempo per poi iniziare il ciclo con l'immunoglobuline. Rotavirus? Se dobbiamo concentrarci sull'incidenza di quel reparto e di quel territorio per decidere se valga la pena farlo o no. E può essere una mossa vincente per convincere o non convincere qualcuno. Guarda, assolutamente poi non è neanche una strategia vincente, perché come vedi anche per quanto riguarda la pandemia siamo in guerra totale contro il SARS-CoV-2 e ovviamente c'è chi dice che comunque non vale la pena vaccinare il bambino perché non è a rischio e quindi non vale la pena vaccinarlo perché ovviamente quell'intervento non è valido in questa fase. Il discorso è che comunque noi il beneficio del rotavirus e quelli che sono i dati di efficacia dell'intervento vaccinale per il rotavirus li stiamo avendo e è un dato che comunque diventa chiaro, su questo non ci sono assolutamente dubbi. Quindi il beneficio dell'intervento vaccinale va fatto, ma qualsiasi intervento di sanità pubblica che viene fatto ovviamente non lo possiamo modulare il rapporto all'epidemiologia in quel momento, fotografata in quel momento, perché ovviamente poi ci espone a dei rischi ulteriormente maggiori. Noi beneficiamo ad esempio in questo momento di 0 casi di morbillo, 0 casi di rosolia, abbiamo avuto una riduzione dei casi di influenza rispetto allo scorso anno, che comunque ci ha dato la stessa pandemia. Questa non è una grande vittoria, questa è una mezza sconfitta, perché noi stiamo soltanto accumulando soggetti suscettibili e quindi tra poco noi dovremo fronteggiare, superata, se speriamo bene sarà così, una pandemia, dovremo poi andare a fronteggiare epidemie da morbillo in sacche di soggetti suscettibili che ovviamente ci troveremo a gestire in maniera molto più rilevante. Fabio, a te per la chiusura. La mia chiusura è molto breve. Innanzitutto ringrazio i due moderatori che hanno stimolato da par loro
una discussione molto interessante. Ringrazio anche tutti i partecipanti che sono stati collegati, un centinaio di colleghi, e ovviamente ringrazio i tre relatori perché hanno fatto, credo, delle presentazioni davvero molto belle, centrate col titolo, stimolanti, che hanno sottolineato l'importanza di questo argomento e hanno anche creato delle basi interessanti per poter anche migliorare in un settore, quello appunto delle vaccinazioni del neonato pretermine, dove abbiamo un bel margine di miglioramento. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata, grazie. A tutti, buona serata. Ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao.